Adesso passiamo da un pezzo comico ad un pezzo un po' più serio, un po' più, è un classico. Stiamo parlando del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Tocca a voi giudicare. Te che ci sta a fa qua? Devo sta qui. Ma io non t'ho chiamato. Non ci posso Vabbè, stare. In pratica succede che c'è Cristiano, ecco, mi arrivo, grazie. Che è innamorato di Rossana. Rossana non se lo fila e Cristiano chiede aiuto a Cyrano, che senza era capito ero io. E tocca a te, insomma. Va bene, Cyrano, mi devi aiutare perché io non riesco a conquistare Rossana. Se parli così, poche chance c'hai, Ho capito, Vabbè, che devo fare? Parla un po' più sciorto, parla come Magni. Io però non ho più fame, lo sai perché? Perché no. Io sono innamorato. Sì. Sì. Vabbè. Allora, se tu fai così, innanzitutto non c'hai manco mezza... Allora, tu vai lì, ti sciogli un pochetto, fai così. Che è yoga? Che devo fare? Sciogliti un pochetto. Mi sciolgo, come? Un cetriolo, dai! Un cetriolo, pari, muoviti! Vabbè... Oh. Hop, manco va bene? No, lascia stare. Allora tu vai lì. Vai lì. Io sto già qua. Fammi vedere la mimica. La mimica? La mimica. Guardi, felice, pensieroso, curioso. Ma lo sai che fai proprio schifo? Meno male. Va bene. Ma pari Piero Angela dei poveri. Grazie. Allora, come? Piero Angela dei poveri. Allora, adesso fai così. Dammi retta a me che te incapisci in casa. Allora, vieni qua. Allora, tu vai sotto al balcone di Rossana. Sotto al balcone. E la chiami. Vabbè. Signorina Rossana. Ao. Ao, sono Cristiano. Ah, Cristiano. No, sono già passati i testimoni di Geova. Lasciate l'opuscolo in portineria se volete. Ma mi consenta, ma sono Cristiano, il vostro amato. Ah, siete Cristiano, mazza e grezza. Or dunque, parlate. Cyrano, mo che dica questa? Dammi 50 euro. 50 euro? 50 euro. Non mi sentavessi detto niente, vabbè. Via. Adesso tu gli dici, io giammai sarò sconfitto, il mio cuore è già trafitto. Io semmai sarò soffritto e alle sore do l'affitto. Uguale, stessa. Ah, Cristiano, ma che hai bevuto? Cyrano, chi mi hai portato stavolta? I tronisti si è fregati con i bazzi e t'accontenti di questo. Ho capito, questo è il peggio di tutti però. Grazie. Tavia con me. Allora, devi essere più sciorto, di un'altra cosa. Oh, madonna mia. Va bene, Rossana... L'amore ha preso il mio animo inquieto per culla. No, senti bello, per culla non ho mai preso nessuno. Sono stata chiara dall'inizio, è un periodo che mi sto guardando intorno. Vabbè, guardate intorno. Perciò non ci provà. Ma che faccio io? Che faccio? Sì, ti lascia sta. Che fai? Dammi 50 euro. Ancora? Ancora, dammi 50 euro. Io però non ti chiedo mai, Io però non ti chiedo mica d'aiutarmi. Allora, adesso tu gli canti. T'ho chiesto io d'aiutarmi. Cantagli sta canzone che... Va bene. Vai. Vado di là. Sì, cantagli una canzone. Allora, una canzone. Eh, Rossana, serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di... No, zitto, meglio di no, manco con quella ti viene bene. Ci sono i bambini, ma se voi scrivete queste cose, colpa mia non è. Vabbè. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore solamente, amore solo quello. Mamma mia, ma l'hai scritto te questo? Non di stupidaggini, se no scennette gonfio. No, per carità. Ecco. Ma perché gli dici di no? E buttate, perché no? Perché io? Ma io non so nuotare, come faccio? Ma tua madre qua la sera c'aveva da fare una pizza con tuo padre, no? Ma scusa, di affari mia che vuoi? Va bene. Vai avanti. Digli qualcosa di carino. No, quelle cose da baci perugina, però. Una cosa... Vabbè, Rossana, l'amore è un apostrofo rosa tra le parole ti ed amo. No, non è possibile, meglio rimane zitelle. Mamma mia. Mo che faccio? Prova con un'altra. Un'altra.
Rossana, il vostro padre ha preso le stelle dal cielo e le ha messe sui vostri occhi. Ah sì? Sì. E tu padre è un antiquario, perché sta battuta è vecchia come in antichi, che mangiavano i cocci e buttavano i fichi. Lo vedi com'è? Sei cattiva contro di me, cattiva. Adesso io me ne vado, cattiva. Ma tu va, vieni qua. Dove vado? Vieni qua, non te ne andare. Di qua, va bene, non me ne vado. Dammi 50 euro. Ancora? Ancora. Mo fanno 150 però, tu, eh. Dammi 50 euro, non rompe l'anima. Vabbè. Allora, guarda come scende, ci penso io. Vabbè. È arrivato l'arrotino, l'ombrellaro, ripara la mia cucina a gas. Oh, vedi? Meno male, quello problema, che me ci voleva. La macchina mia fa un fumo, lascia perdere. Rossana, di grazia, concedimi un bacio. No, troppo audacia. Un bacio ci vogliono minimo 300 euro. Minimo. Sì, però io ho finito i soldi. C'è il bancomat. C'è il bancomat, tu dici? Vai. Vado. Dico, vado. Va bene, amore mio, poi torno. Sì. Dammo, Rossà, che pure oggi si mangia. Andiamo.